Cosa ne pensi di questa tesi? Il problema di una larga parte dei millennial è che sono stati educati da genitori assolutamente inadeguati. Genitori che gli dicevano in ogni momento quanto fossero speciali, anche se erano delle capre. Che gli dicevano che potevano avere tutto quello che desideravano dalla vita e che questo gli era dovuto solo perché appunto lo desideravano. Che si lamentavano con gli insegnanti per far alzare i voti ai figli che non studiavano. Che hanno insistito affinché nelle competizioni fossero date medaglie di partecipazione, o in altre parole, che fossero premiati anche gli ultimi. Quindi, una volta che questi giovani viziati e iperprotetti si sono diplomati o laureati e hanno iniziato a lavorare, hanno immediatamente capito di non essere affatto speciali. Hanno capito che quasi sempre papà e mamma non avrebbero potuto farli promuovere, che non avrebbero avuto nessun premio per essere arrivati ultimi e che non avrebbero avuto nulla solo perché lo desideravano. Quindi, in un attimo, la fiducia in se stessi degli appartenenti a questa generazione è crollata e infatti è molto inferiore a quella delle generazioni precedenti, cosa che non è affatto positiva per la società nel suo insieme. E la colpa, come abbiamo detto, non è loro, ma dei loro genitori che sono stati incapaci e inadeguati. La fonte di questo video è un'intervista dello scrittore inglese Simon Sinek. E tu cosa ne pensi?